Eccoci qua anche questa sera che oggi è... Che giorno è oggi, Alessio? È un sabato notte, un sabato sera alternativo. Wow, c'hai un colore lì dietro che è colore del vino. Secondo me Colore hai... lambrusco, non a caso. Grazie, Non a caso perché Alessio. noi abbiamo il lambrusco, quindi tutto è color lambrusco. Bene, secondo me hai riempito la lampadina con del lambrusco e poi dopo l'hai accesa. Esatto, esorcizza la zona rossa con la zona rossa lambrusco, che è molto meglio della zona rossa. Va bene, io ti ringrazio per essere qua perché ci siamo sentiti pochi giorni fa, a dire la verità, e ho detto, ma fare due chiacchiere, dato che ci si vede poco e non c'è la possibilità di muoversi, pronti? Bene, sono felicissimo. Tra l'altro, vedo che ho già alcuni amici che mi stanno chiedendo la diretta e quindi mentre parliamo, sto interagendo anche con loro perché ho parlato, anzi, molti già ti conoscono per fama perché insomma sei un fotografo apprezzatissimo e fai tante cose veramente belle e quindi Grazie. insomma sono felicissimo di essere a fare due chiacchiere con te. Fotografia lambrusco, tra l'altro, un tema originale. Perché vino, più che lambrusco, vino in generale, perché io dal Esatto. 1993 vendo vino, sono un commerciante di vino. Tanti mi chiedono se sono un esperto di vino. No, sono un vecchio ubriacone in realtà, perché non sono un esperto. Vendo vino e apprezzo il buon vino. E quindi, come tutti quelli che bevono tanto, ma non troppo, non supero mai certi limiti, perché il vino fa bene alla salute se bevuto entro certi limiti, dopo non fa più bene. E quindi ho bevuto tantissimi vini in tutto il mondo, ma in particolare italiani, e quindi insomma li apprezzo tantissimo. E la fotografia si abbina tanto con i vini, perché se tu guardi nei più grandi consorzi vinicoli del mondo, pagano fior fior di fotografi per avere l'immediatezza. Poi tu insomma me lo devi dire tu, cos'è la fotografia? L'immediatezza dell'attimo, della vite, dalla vite al vino che viene Esatto, versato il direttamente, l'attimo fuggente del reportage. brindisi. L'attimo della felicità. No, difatti io adesso ti faccio la prima domanda e poi dopo vado di seguito, no? Perché poi viene tutto collegato. Domanda che faccio a tutti: noi quando ci siamo conosciuti? Con delle fotografie, perché grazie a un amico comune che è il nostro grande Michele Mike Ciao Mike. Grillo. E ho avuto la possibilità di capire che, tra l'altro, sai, ti dico la verità perché mi hai colpito, perché sei riuscito a cogliere l'attimo fuggente del vino. Eravamo in una serata di sangria e lambrusco ed è stato bello vedere come, con tanta semplicità e immediatezza, hai saputo cogliere l'attimo fuggente. Tu dirai, molti diranno cosa ci vuole, un cellulare per mettersi lì e mettere verso il vino. No, è una cazzata. In realtà l'attimo fuggente è qualcosa di più, perché far 1.000 foto anche in sequenza, poi cercare quella migliore, sono capaci tutti. Però è molto diverso saper vedere quell'attimo in più che ti dà l'emozione, che ti dà la Esatto. percezione di qualcosa di grande, di bello. Difatti è proprio quello lì, quello che provo di trasmettere, no? Le emozioni in uno scatto, perché anche scattare a nastro non serve a niente, no? Se hai un bicchiere di vino e sei dietro la macchina fotografica, è come che te lo devi bere, te lo stai bevendo in quel momento, no? E se ti ricordi quella sera lì, tu mi hai detto: ma cosa ti servono? Luci particolari, cosa? Io ho detto niente. Si fa con quello che si ha. E hai iniziato da un pignoletto, mi ricordo. Questo non me lo ricordavo, però so che di solito la sequenza, diciamo, logica del vino è dal bianco al più scuro, dal più chiaro al più scuro. Perché se tu, forse lo sai già, ma te lo dico perché io che non sono un esperto di vino, ma bevo, so che è importantissimo andare dal vino bianco al vino più scuro per non ubriacarsi, bevendo poco di tutti in sequenza, senza mai mischiarli. Cioè, ad esempio, se tu bevi di colpo mezzo bicchiere di vino bianco, mezzo bicchiere di vino scuro, affiancati, stai malissimo perché l'organismo non è pronto. Il vino è una cosa sacra, una cosa difficile spesso da capire, anche per l'organismo.
Se invece tu li abitui il tuo corpo a bere un po' di bianco, un po' di rosato, un po' di vino scuro ma non troppo, un po' di vino nero sostenuto, poi nero scuro scuro, alla fine ci metti anche un buon nocino, perché anche se non è vino fa parte del nostro territorio, allora l'organismo dice che è bello, che hai, sì, che riusciamo ad accogliere tutte le cose buone che ci dà la terra. Io difatti quella sera lì, cioè ho bevuto normale perché era un evento, no? E poi parliamo anche degli eventi, e però proprio giramento di testa zero, e pesantezza zero, affaticamento zero, cioè proprio sono andato via veramente tranquillo. Ed è, cioè, e ti dico, poi quando ho visto le foto, no, io che sono un mezzo maniacale, no, volevo far vedere proprio le bollicine che salivano, no? Ti ricordi il fatto che affiancare due bicchieri con un po' di sfondo così, e mi è piaciuto un sacco, solo che non ho ancora fatto foto all'interno del tuo locale e presto, appena si potrà, tornerò. Intanto è arrivato Paul Green che ti saluta. Chi è là? Scusami, perché stavo guardando che nel frattempo mi stanno chiedendo di già intervenire. La pagina è in diretta. Loro quindi possono scrivere, vanno sulla mia pagina Miraggio di Lux, tutto attaccato. Chiedendo di intervenire sulla pagina Miraggio di Lux. E possono scrivere i commenti dove ha scritto Paul Green. Ok. Qua, Paul Green ti saluta. E ti saluta, sarebbe bello, cioè, non so se si sta vedendo però. Quindi sì, sì, perché se scrivono vuol dire che ci vedono. Ok, sarebbe bello se intervenisse Paul, vediamo se ne voglia. Beh, quindi chi è che salutava, che è importante? Paul Green. No, prima, chi dicevi? Torna a dire. Mi stavi dicendo che ci stavi salutando qualcuno, forse era Mario. No, questo, sì, era Paul. Okay. No, che era intervenuto. No, dicevo il fatto degli eventi, no? Tu sei anche oltre. No, ti stavo dicendo, scusa, non avevo ancora fotografato l'interno del tuo locale perché io sono venuto a due eventi e mi sono, come si dice da noi, sguazzato. la tua professionalità è enorme, anche perché. No, intanto anche io bevo perché, un po', non è che è così. Perché c'è gente che con molti più tavoli e molta più roba fa molto di meno a livello di qualità. Diciamo che non è la misura del negozio che incide, perché ci sono enoteche in tutto il mondo grandi, molto belle. È molto molto più bella della mia. La mia è un piccolo buco, però in realtà quello che conta, credo, io ho ripercorso, nel 1992 ho aperto il mio primo negozio, avevo un piccolo negozio uguale a questo qua, perché poi mi sono allargato e poi adesso ho pensato, dopo 25 anni di commercio, di restringermi di nuovo. Ero uguale, nel 92 avevo un negozio uguale a questo qua, avevo arredato con delle casse di vino usate, pitturando delle ruote storiche, attaccando nel soffitto, perché ho pensato che la cosa bella quando accogli le persone è farle sentire a casa tua. Cosa c'è di più bello se non un arredamento rustico e nello stesso tempo però pulito, che ti faccia sentire come in una vera cantina vinicola, con i sapori, i profumi, dove ci sono gli spazi open space, quindi in mezzo non c'è niente, ma tutto intorno vedi qualcosa che alla testa ti richiama qualcosa di bello. Quindi, per quanto piccolo sia, devi sentirti in un piccolo cantuccio, in un piccolo posto accogliente, come se fosse la tua cantinetta privata, come se fosse camera tua, nel senso dove tu tieni le tue bottiglie preferite, dove tu tieni i tuoi piccoli segreti, perché il vino raccoglie i piccoli segreti della vita di ciascuno. Quando si beve qualcosa si dice spesso che si riesce a dire quello che non si dice nel corso della vita, proprio perché il vino ti riesce a raccontare i piccoli segreti di ogni giorno. No, poi il fatto che i tuoi clienti, no, e mi riferisco alla cena, io ho sempre dei timori a fare foto perché non sempre tutti vogliono farsi fotografare, poi metterli nei social. Ti dirò che quella sera mi sono divertito, proprio oltre a mangiare e bere bene, mi sono divertito perché
nessuno mi ha detto niente, anzi mi chiamavano, oh, vieni qua che adesso sto aprendo l'altra bottiglia e facciamo una foto anche con questo. Fantastico. E, no, gli eventi, a parte quello lì della paella, quali altri eventi ci sono durante l'anno? Beh, innanzitutto noi siamo famosi come Lambruscheria per organizzare la famosa Lambrusco Longa. Infatti, il ragazzo che ti ha scritto buonasera poco fa, Paul Green, è uno dei tanti, delle 12 persone del Lambro Staff, perché in realtà abbiamo un gruppo di persone che organizza l'evento numero uno in Italia per Lambrusco. Non grazie a me, ma grazie al gruppo di persone che lavora e che porta 2000 persone all'anno da 14 edizioni. E a Modena, dal nord Italia soprattutto, ma sono venuto anche dalla Toscana, addirittura dall'isola d'Elba, per partecipare alla nostra Lambrusco Longa, il tour itinerante storico gastronomico per le vie della città. Praticamente con un ticket unico che costa anche pochissimo, solo 20 euro, anche 19, 18, 17 sono dei prezzi molto popolari. Si va in sette locali, bellissimi tra l'altro, perché sono sette ristoranti, sette bar, sette posti molto belli, ad assaggiare i sette migliori Lambruschi con i sette migliori stuzzichini. Questa è la formula magica della Lambrusco Longa, a differenza delle tante nel nord Italia, Ombra Longa, Maglia Longa, eccetera, dove si va in giro per le campagne all'aperto. Noi mandiamo la gente dentro ai locali più belli della nostra città, che è una città storica, e poi a vedere le strade, le piazze più belle della città, proprio perché vogliamo raccontare non soltanto il vino, ma quello che ci sta dietro al vino, quindi l'emozione storica, l'emozione culturale, l'emozione vinicola, ma anche il fatto di poter condividere con gli amici, che forse è la cosa più bella di tutte, un momento bellissimo che è quello dell'aperitivo, in un modo diverso, molto più pomposo, perché hai tutta la città che si raduna per un unico grande aperitivo, che è quello della Bello. Lambrusco. No, no, e poi Modena è, cioè, rinomata per il vino, no? Cioè, e per il Lambrusco nello specifico. Secondo me, cioè, si riesce a fare. Hai detto che è sette posti? Sono sette locali con sette Con sette tipi tipici. di Lambrusco diverso. Bello. Io una volta ero stato, non era sul Lambrusco, ma era su degustazione vini, no? In Romagna e ti davano tipo un grembiulino con il bicchiere col calice dentro e andavi a visitare il borgo, in questo caso era tipo Sant'Agata Feltria, mi sembra si chiamasse il Sì, posto. beh, il percorso è molto, in Italia ne fanno centinaia, i percorsi simili che sono i percorsi enogastronomici. Infatti io non ho fatto altro che riprodurre un percorso enogastronomico come ce ne sono tanti. Io ho preso esempio un po' più dall'Ombra Longa che fanno nel Veneto e da Sì, tante sì. altre, però l'ho riadattato in un formato nuovo che infatti ha avuto molto consenso, perché invece di farlo lungo le strade e basta, sono entrato dentro ai locali più belli della città. No, bello, bello. No, alla fine perché non tutti, essendo anche io che sono di cento, no? Ma Modena non la conosco. Cioè, anche se ti dovessi dire quali sono i locali più belli di Modena, non te lo so dire perché è meglio affidarsi a gente del posto, tipo te, così. E facciamo un salto in un altro argomento. Viaggi. Perché ho visto che ultimamente sei andato ad abbronzarti, no? Sì, sono stato alle Canarie dove sto cercando anche lì di vendere Lambrusco con molte più difficoltà perché la crisi è tanta in tutto il mondo. E a proposito dei viaggi, guarda, ho preso con me la rivista Decanter, che è la rivista dove questo mese la Lambruscheria, il mio locale, è citata come enoteca del nord Italia, più importante del Lambrusco. Ci hanno sopravvalutato sicuramente, però ha fatto un enorme piacere poter vedere che la Lambruscheria, insieme a Bottura, è stata citata come nella Lambrusco Lens, ovvero abbiamo le quattro città del nord Italia, che è la Lambrusco Land, Modena, Reggio, Parma e Mantova, e la Lambruscheria è l'unica enoteca citata appunto come riferimento delle cantine vinicole più importanti. Perché? Perché quindi viaggio anche dal 2005, anzi 4, vendo Lambrusco in giro per il mondo, o provo a venderlo. A Londra, a Madrid, alla Spalmas, appunto alle Canarie, dove sono andato recentemente, perché appunto il bello del nostro vino, della nostra realtà enogastronomica, è che siamo famosi in tutto il mondo.
Tu, Lucio, apprezzi il buon vino, ma penso che immagino apprezzi anche la buona gastronomia, giusto? Sì, esatto. Ok, e come ben saprai, anche da Modena, scusami se sono un po' patriottico, un po' campanilista, ma da Modena siamo famosi in tutto il mondo per l'aceto balsamico, per le tagliatelle, anche se sono un po' bolognesi, per i tortellini soprattutto, che sono modenesi, docche e basta, non bolognesi. Insomma, siamo famosi un po' in tutto il mondo. E quindi quando viaggi è bello perché porti un qualcosa che conoscono già in giro per il mondo. Quindi io viaggio per lavoro e ne approfitto del lavoro per fare le vacanze. Non Esatto. faccio, non ho mai preso un biglietto solo per vacanze. Forse l'anno scorso un po', io sono andato in Brasile l'anno scorso, proprio all'inizio della pandemia, in Brasile, dove c'è un nostro carissimo amico che spero che ci guardi, Massimo Baldini. Se non ci guardi, dopo ci guarderà in streaming più tardi o su YouTube, sulla tua pagina dove sarà condiviso. Esatto, non riescono a commentare stasera perché io ho provato a condividere un po', però non riesco. Se non riescono stasera, poi domani possono commentare su YouTube. Su YouTube, sulla tua pagina, e cioè, quindi sarà condivisa anche con Massimo Baldini in Brasile, che anzi saluto, ciao Massimo, che Ciao. dove l'anno scorso abbiamo cercato di provare a porre qualche base per un rapporto enogastronomico con i consorzi brasiliani e quelli modenesi. Perché? Perché nel Brasile pochi sanno che si consuma una maggior quantità di lambrusco, così come in Spagna. Quindi, cioè, noi siamo famosi all'estero senza saperlo, perché i brasiliani, gli spagnoli, tante altre realtà, New York con Lambrusco e Latina, l'avrai sentito sicuramente, sono, apprezzano i nostri prodotti. Quindi quando viaggiamo è per quello che uso un po' il lavoro come scusa per viaggiare, perché in fondo è bello questo. Viaggi, lavori, ti paghi le ferie lavorando e nel frattempo vendi anche e trovi, unisci classico, utile al dilettevole. Come io andare a fare le foto, no, in giro, Esatto, è esatto, esatto. la stessa cosa, che se uno dovesse andare a fare una vacanza senza fare foto, che vacanza è? Esatto. E Adesso quindi ti insomma, tu lo saprai meglio di me quanto è bello viaggiare e poter far parte del lavoro mentre viaggi. questa cosina qua che ti volevo far vedere, no? Ieri ti accennavo, io ho un lo vicino, lo vedi? Allora, Reggiano Lambrusco Veneto, non vedo la marca. Verisci leggimi la marca. Medici Ermete. Oh, allora hai scelto bene, sai? Questo Medici qua. Ermete. Sì, hai scelto bene perché Medici Ermete ha partecipato anche all'ultima Lambrusco Longa ed è una cantina molto pregiata del Reggiano dove si producono vini di varie fasce, quindi ci sono quelli più economici e anche quelli più costosi, però è una cantina molto molto apprezzata. Infatti se ci guardano salutiamo gli amici dei Medici Ermete perché sono insomma una cantina nota del Reggiano. Allora, qual è la differenza fondamentale? Te la dico per noi ignoranti, ti dico noi ignoranti, mi ci metto primo ignorante, sono io. Perché non avendo studiato mai nulla, non ho fatto mai nessun corso, insomma, sono i più ignoranti di tutti sul vino. Però ne bevo tanto, quindi quando bevi Lambrusco di Modena, di Reggio, di Parma, di Mantova, capisci subito la differenza. Quello di Reggio, tra cui questo di Medici Ermete, è quasi sempre più scuro. Sì, Questo come esatto. è, di solito sono vini molto neri, molto Aspetta che scuri. faccio la prova, eh. Mi sembra una buonissima idea. Io intanto vado avanti, invece, visto che ho già cenato, non ti offenderà se vado avanti con un ottimo nocino. No, no, adesso poi C'è anche il nocino, anche, io quando vedo anche il vengo a Modena nocino, me ne fai assaggiare un po', eh. ti farò assaggiare anche il nocino. Beh, alla tua allora, che sia il mio bicchiere piccolino perché quello del nocino. Tanta felicità. Ormai anche ieri sera ero in diretta con Cristiano Tassinari TV qui, abbiamo brindato in diretta. È bellissima questa cosa perché forse ci rende insomma tutti un po' più vicini. Medici Ermete di Reggio Emilia produce dei vini molto nobili. Alcuni vini sono molto quotati, quindi a dei prezzi molto alti, altri un po' più bassi, sono più commerciali, però è famoso perché ha dei vini insomma belli, robusti, belli, sostanziosi. E mentre alcuni vini modenesi sono più delicati, per noi ignoranti, quelli reggiani spesso sono più robusti, più neri, più scuri. Quelli parmensi sono un po' più morbidi, un pochino più, più abboccati, si potrebbe dire dolci, ma se dici dolci, poi le cantine vinicole si incazzano, quindi non possiamo dire dolci. Però insomma, fa molto piacere, perché sono vini tutti buoni e che vale la No, pena assaggiare ascolta. tutti. Ogni momento della sua giornata. Io ad esempio i vini reggiani, come questo che stai bevendo tu, lo berrei solo alla sera, solo dalle 21 in poi, perché è un vino che ti pulisce la bocca, che ti Sì, poi lascia.
C'è un po' quel sapore un po' liquoroso, sembra. Duro, esatto. E quindi come vini, la maggior parte dei vini reggiani, che sono spesso salamini, si chiama così il termine tecnico per il vino, sono vini che puliscono la bocca e sono appunto un po' liquorosi, quindi alla fine vai letto come aver bevuto un liquore. Comunque ti puliscono la bocca. Non è Io che ho. Solbara, non è come l'ambrusco di Solbara, come questo qua, che invece è chiaro e questo qui è della cantina Gavioli, che è sempre di Giacobazzi, si chiama proprio Quello che mi hai l'ambrusco. fatto sentire tu, Lambrusco chiaro. Io ci sono rimasto perché non avevo mai visto un Lambrusco chiaro. Per me era sempre scuro. Questo, Ma. ad esempio, è un Lambrusco metodo classico, e quindi questo qua è chiarissimo, è quasi bianco. Anzi, è bianco, perché Lambruschi bianchi si fanno sempre, per la questione di chi non ne sa tanto, quindi io per primo togliamo la buccia al vino. Il vino nero ha la buccia nera, ma dentro è bianco, l'acero dell'uva, quindi Lambrusco diventa bianco. Molto spesso i Lambruschi bianchi sono fatti con vigneti apparentemente neri. E io che ho la gastrite, no? Quando bevo dei buoni vini, tipo questo qua, senza stare a fare le marchette, a tornare a dire il nome, però questo è uno, altri che ho preso da te e altri che mi hanno dato, perché io e te ci siamo conosciuti poi alla fine della fiera l'anno scorso. Esatto. Beh, io senza fare Sono dei troppe vini marchette, che però non. visto che hai parlato, ti interrompo di un vino reggiano, faccio una marchetta spudorata a Matteo Fangareggi, che è un mio caro amico, che fa il rosato di Matteo Fangareggi. Dopo facciamo un altro po' di marchette se vuoi, che sono vini reggiani. Questo è di Correggio, ed è un rosato di Correggio, però secondo me questo, vedi che colore ha? È rosato scuro, perché è rosato di Correggio, è un rosato strong, non è un rosatino. All'acqua, tu si immagina un rosatino, un chiaretto del lago di Garda, leggerino. No, questo è un rosato come si deve, tosto. Se te pensi che questo qua è un bicchiere verde, cioè guarda il colore. Appunto, approfittiamo per salutare anche Matteo Fangareggi, che se non ci sta vedendo in diretta ci vedrà domani su YouTube. Quindi ciao Matteo, il Ciao. tuo vino è il migliore di tutti, ma non posso dirlo perché dopo le altre cantine si incazzano, giusto? Esatto. E no, ti dicevo, col fatto dei solfiti, io ho lo stomaco che mi manda a quel paese in 5 minuti, no? Invece con quei vini che pur avendo i solfiti, perché ce li hanno tutti ormai, no? Però sono buoni, non, cioè, ma alla fine mi sembra di aver bevuto del vino senza solfiti, però. I solfiti sono un problema, però ti dico, sempre per non fare marchette a Modena, allora, prima ho parlato di Matteo Fangareggi di Correggio, che è un vigneto di Correggio importante che io amo molto. A Modena, ad esempio, abbiamo la cantina Giacobazzi, che tu conoscerai perché era sulle Ferrari, Gilles Villeneuve, eccetera. Adesso fa questi vini qua, faccio lo sponsor spudorato del Giacobazzi Vini qua, perché è bello? Perché è giusto, perché è giusto fare il nome di tutti. Sì, no, ne avrei troppe perché ho troppi amici americani, dopo tanti anni troppi amici, ma sai perché faccio il nome Giacobazzi? Perché vedi l'etichetta, ha ripercorso un'etichetta storica. Questa etichetta richiama l'etichetta degli anni 80 e hanno rifatto un vino, anche se ha un po' di solfiti, hanno rifatto un vino come si faceva negli anni 80, quindi al sapore vero della tradizione. Quindi il motivo della marchetta è perché in questo momento ti voglio dire che non sempre i solfiti, non solfiti sono. È importantissimo che ne abbiano pochi, perché se ne hanno tanti, spesso vuol dire che sono vini contraffatti, una parola grossa. Sono vini che sono troppo chimici e quindi ti fanno venire mal di pancia, mal di testa, eccetera. Diciamo in bustina. Sì, e di conseguenza non bisogna esagerare, però non è che un po' di solfiti non hanno ucciso la No. persona. L'importante è esagerare, perché non esistono vini completamente senza, ce ne sono pochissimo, con tantissimi solfiti. Sono tante gradazioni, come tutte le cose, ci sono tante sfumature di grigio, quindi è importante anche saper scegliere. Questo di Giacobazzi è un ottimo Lambrusco di Sorbara, che contiene solfiti, ma che non fa venire mal di testa, mal di pancia, mal allo stomaco, perché è nella quantità moderata e quindi lo puoi bere abbastanza serenamente. E in più ti garantisco che sono vini di una volta. E come quando si beveva, io sono degli anni 80, perché c'era Gilles Villeneuve che era il mio idolo, insomma. E quindi quando bevo questi vini, un po' mi ricordano l'epoca. Esatto. È del colore delle Ferrari di adesso, dell'epoca. E me
Mi hai fatto venire un flash prima con il discorso del rabboccamento. Sai dove ho sentito la prima volta questa parola? Prova. Ero dentro la cantina della Offaly a Porto, in Portogallo, e ho fatto questa visita guidata dentro le cantine. Ci hanno portato sotto proprio con queste mega botti di vino Porto liquoroso così, e parlavano del rabboccamento con champagne o con altri vini. E c'erano, l'unica guida che c'era in italiano era la Sandeman, però Ah. era tutta piena. E allora siamo andati io e due persone che ho trovato lì in strada, perché io faccio amicizia così, no? Vedo uno, mi affianco e vado in giro. E questa era una visita guidata in portoghese. Quindi stai lì, ascolti, e mi hanno detto, parlavano proprio del rabboccamento, perché vanno aspetta, a testa in giù, e poi dopo li rigirano, che così si abbassano e fanno tutto. Hanno spiegato un'ora, più di un'ora, e ho ancora due bottiglie, una di Porto Bianco e una di Porto Rubino, si chiama, dal 2001 che sono andato là, non le ho mai aperte. Però il vino Porto a me piace molto. Sì, Adesso vado a piace molto anche a me. Qui, tra l'altro, Portogallo lo amo da impazzire. Oggi ho salutato la mia amica Manuela, che è venuta a Modena, che abita a Lisbona. E anzi, salutiamo Manuela perché dopo ci vedrà online su YouTube. Ciao Manuela, Ciao. dove tornerò a Lisbona, penso a luglio, perché è una delle mie città preferite. Lisbona È lo amo da impazzire. bellissima. Tra l'altro, sono tante volte. E oltre ai vini c'ha tanti aspetti storici, culturali, c'è il mare, c'ha il clima che somiglia al nostro ma è un po' più secco, quindi insomma ha tante cose molto belle. Lisbona è veramente stupenda e merita tanto. Un girettino, un weekend, appena si riapre tutto bisogna farlo, Lucio, mi raccomando. Adesso ci organizziamo in treno però, perché è bellissimo. Io ci andai in treno nel 2001 e partito da Bologna, no? Erano uno dei miei primi viaggi allo sbaraglio, no? Perché ero rottissimo. Cosa faccio? Cosa non faccio? Avevo compiuto poco più di aspetta, 2001, poco più di 20 anni. Zaino in spalla, parto. A casa ho detto, ma dove vai? Sono andato a fare il biglietto, gli ho detto a casa, dove vai? Ho preso per il treno due o tre stati europei, adesso vedo dove mi porta il treno. E quando parti, domattina. Sono stato via 2 settimane senza prenotare niente. Ho fatto 3 giorni a Barcellona, un giorno a San Rafael, vicino a Nizza. Lo conosci? Che bello, certo. Nizza è Lì una delle mie città preferite. vicino, e poi dopo sono andato a Barcellona 3 giorni. Ho compiuto gli anni dentro l'Hard Rock Café di Barcellona. Ah, che secondo me adesso si è spostato, non è più nello Sì. stesso posto. Era nella Plaza de Catalunya, mi sembra Sì, quella. credo che si sia spostato come in tante altre città, hanno ristrutturato. Quindi la prossima volta festeggerai in un'altra piazza, però c'è ancora. E poi dopo sono andato a Porto, ho fatto un paio di giorni a Porto, e i locali lì, la Sandeman e la Offaly, sono uno a fianco Bellissimo. all'altro, proprio sotto il ponte, non mi ricordo come si chiama, ma è dello stesso costruttore della Torre Eiffel. Sì, è possibile, è possibile. Sì. E Che tra poi l'altro è lo stesso costruttore della Torre Eiffel, commissionato sempre dall'America, tra l'altro, comunque. E poi ho preso il treno e allo sbando sono andato a Barcellona. Scusa, no, a Lisbona. Sono Fatto bene. andato a Lisbona, ho fatto 4-5 giorni, anche lì girando totalmente a caso, ho fatto delle foto bellissime. A me piace un sacco la Torre di Belém. Oh beh, ti accontenti di poco. No, sai, ti racconto un aneddoto. Se non sei andato mai a Capoverde, Ci sono stato per addirittura 9 giorni consecutivi dove ho fatto il capodanno a Capoverde,
e ho dei ricordi bellissimi perché ho fatto un gruppo meraviglioso a Capoverde. Ho preso il diploma di kitesurf a Capoverde. Pensa, mi sono stato quasi mangiato da uno squalo e ho rischiato la vita solo là per avere quel diplomino lì, che non è servito mai un cazzo, però ho potuto dire che ho rischiato la vita per uno squalo e ho il diploma di kitesurfista a Capoverde. No, perché poi dopo tanti italiani vanno a Capoverde, ho saputo, e tanti restano là perché pensano che le onde dell'Oceano Atlantico sono come quelle del Mar Adriatico e poi restano là. Nell'isola di São Vicente, che è una delle 7-8 isole di Capoverde, c'è la stessa torre che c'è a Lisbona. C'è la Torre di Belém e si chiama Torre di Belém anche lì. E Sì, perché secondo Lisbona, tra l'altro, la lingua è identica a quella di Capoverde, Esatto. perché è stata conquistata, adesso non mi ricordo la storia, ma c'entrava, era a legame strettissimo con Lisbona. Lisbona e Capoverde sono strettamente legati, infatti sono entrambe meravigliose. E secondo me, se vai sulla cartina, sono una infilata all'altra, proprio c'è una linea retta tra le due. Bellissimo. Comunque, torniamo al vino. Non ho letto bene l'etichetta? No, guarda, io ho già bevuto, quindi sono già al nocino, perché noi abbiamo a Modena 5 consorzi importanti e tanti altri, e quindi insomma il nocino fa parte della categoria delle cose buone di Modena, ma faccio un OT, esco un attimo dal concerto di vino per salutare un amico comune. Guarda cosa sto leggendo. Guarda cosa sto leggendo. Facciamo una marchetta spudorata pubblicitaria, facciamola. Lucio, falla tu, vai. Mi raccomando, andate sul profilo di Francesca Mercury come Freddy Mercury e chiedetele, compratele più che altro perché tutto il ricavato va in beneficenza, il libro che ha fatto lo scorso anno che parla di rock e tacchi e vi farà la dedica personalizzata, cioè la Franci è un mito, ecco lei che è stata la prima che si è fidata di Miraggio Deluxe a svestirsi nei campi fuori Modena per fare una foto che è bellissima. Non la svelo, la svelerò tra qualche giorno. Siamo curiosi di vederla, anche perché la Franci è una bellissima donna, ma questo non c'è bisogno di dirlo, che lo sappiamo tutti. Però, oltre a essere bella, ha questa caratteristica di essere anche molto intrigante nel modo di scrivere, nel modo di proporsi, e fa venire proprio voglia di No, dai, la conoscere. foto è Oddio, questa. c'è un'anteprima, uno scoop per Miraggio Deluxe. Oh però, Lucio, ti sei un po' lasciato andare, eh? Questa Visto? foto ha vinto un concorso a Ferrara È un po' qualche tanto, eh? tempo fa. È un po' tanto. Il fatto è che l'ho stampata e ce l'ho giù, che mi fa venire male le gocce agli occhi ogni volta che la vedo. Questa foto stampata è 1,20 m per 1 m. L'hai stampata? Sì, Oh, è questa deve essere veramente bellissima. bella. È così, guarda. Deve essere meravigliosa. Cosa ha detto la Franci? Stampata deve essere meravigliosa. Franci, se ci stai guardando, intervieni. Ciao, Franci. La nostra Francesca Mercury. La chiamiamo in diretta. Vuoi che la chiamiamo in diretta? Vai, 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 vai. Se non risponde a me, la chiami tu. È sabato sera alle 21:30. Per chi ci guarda su YouTube, è sabato sera alle 21:30, anche se ci guardate di domenica. Tanto l'unica cosa è che facciamo un dispetto con la nostra diretta a Maria De Filippi, quindi. Sì, c'è solo Maria De Filippi stasera, quindi direi che possiamo bypassarla. La nostra Francesca Mercuri, che diciamo è una grande, Starà scrivendo, secondo me. probabile, e diciamo anche ai nostri ascoltatori che la nostra Francesca Mercuri è una grande scrittrice, ma è anche una grande, Direttrice di soprattutto calcio. è una grande organizzatrice, Esatto. direttrice, qual è il termine tecnico? Performer sicuramente, quella comunque che tiene le redini di grandi spettacoli, grandi eventi. Ha un nome Rock. tecnico, cosa? Rock. Sì, eventi rock, fondamentalmente rock. Infatti ha scritto l'Almanacco del Rock, e tra l'altro ha il canale Telegram, che invitiamo ad andare, di Francesca Mercuri,
perché tutti i giorni ci lascia una interessantissima notizia, un aneddoto sul mondo del rock, che è veramente molto 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 bello e interessante svegliarsi al mattino con gli aneddoti della Francesca. Sei iscritto tu, Lucio, eh? Sì, Almanacco Mercury. Mi raccomando, sul canale Telegram Francesca Mercury, mi raccomando, Almanacco di Mercury. Che parla testo, io le scrivo su WhatsApp. Vieni su Facebook. Abbiamo scelto sabato sera, secondo me molta gente sarà su da Maria De Filippi, ci guarderanno su YouTube domani. Comunque, tornando ai nostri canali invece di cose, facciamo presente anche una cosa molto bella, la guida di Modena, dove di Repubblica, dove il mese scorso è andata sia alla Lambruscheria sia a tanti altri locali della città. Ci tengo a farlo presente perché, insomma, visto che parliamo di vino, parliamo delle nostre cose prestigiose della enogastronomia modenese, è importante anche sottolineare che anche grandi quotidiani nazionali ci pensano, ci guardano e ci segnalano. No, esatto, perché poi cosa manca a Modena? C'è tanta roba, se uno ci pensa... Troppa, perché tra... ci sono tanti detti popolari, cioè il modenese, se ha bisogno di un cantante chiama Pavarotti, se ha bisogno di guidare un'automobile chiama la Ferrari, se ha bisogno di condire un'insalata mette l'aceto balsamico di Modena, che quando lo dici tutto il pianeta Terra sa che cos'è l'aceto balsamico di Modena, eppure è un pezzo di terreno piccolissimo, purtroppo molto contraffatto, come anche il Lambrusco, perché non so se lo sai Lucio che Lambrusco è il vino più venduto del mondo, lo sapevi? È il vino italiano più venduto del pianeta, perché è anche il più contraffatto. Quindi in tutto il mondo il vino italiano più famoso e più venduto è il Lambrusco. Il secondo è il Prosecco, che c'è spesso una lotta impari tra i due, perché il Prosecco forse è più famoso, anzi sicuramente più famoso come nome, ma è meno venduto. Ma io ti sto cercando un vino... Invece, che ti volevo far vedere, c'ho la bottiglia di là, però te la porterò a Modena. Un vino che ho sentito durante un lavoro fotografico a Bologna, che lo facevo per conto della linea aerea georgiana, no? Che aveva fatto il nuovo scalo a Bologna, Bologna-Tbilisi. Hanno portato un vino della Georgia, che era una bomba, e hanno fatto vedere, no, dei video così, che la Georgia è molto simile all'Italia come conformazione, no? Sì. Adesso, sui vini georgiani non sono molto preparato, a dire la verità. Però sì, c'è da dire una cosa, che in tutta Europa ci sono dei vini buonissimi, e anche all'estero ovviamente, in alcune zone dell'Europa, compresa la Georgia, compresa anche la Romania, l'Ungheria, sono dei vini veramente ottimi. Però noi abbiamo un record in Italia, che è quello del numero dei vigneti. Pochi sanno che l'Italia ha il record mondiale del numero dei vigneti in una sola nazione, più di 300 vigneti diversi, quindi 300 varietà di vini diversi. Noi abbiamo il Lambrusco, è uno dei 300, ce ne sono tantissimi, c'è il Prosecco, c'è il Negramaro, c'è il Fiano, cioè, i vini sono tantissimi, il Chianti, 300 tipi di vini diversi. E quindi capisci che per quanto la Georgia, la Romania, l'Ungheria, la Spagna, la Francia, che è il nostro nemico numero uno in fatto di vini, ci possono cercare di superare, non ci potranno mai battere come perché? Perché? Perché noi abbiamo una conformazione geografica talmente variopinta, che va dal sud al nord, passando dall'alta montagna al mare, cioè abbiamo tutto in Italia. Da Modena, paradossalmente, in 2 ore si arriva al mare una parte, al mare dell'altra, al lago di Garda, esatto. Monte Baldo, in 2 ore si arriva dappertutto, sulle Dolomiti. Quindi capisci, tra l'altro ti dico un altro record, abbiamo anche il record del vigneto più alto d'Europa. Infatti te lo sto per dire. Che si trova proprio sulle piste da sci di Canazei. Adesso, se vuole il posto esatto, te lo indico in pochi secondi, però è in Italia, il posto più alto d'Europa dove si coltiva del vino. Quindi questo per dirti che, insomma, possono avere dei vini buoni in Europa, però noi abbiamo talmente tanti vini e tanti record
che poi li battiamo in altro modo. No, ecco, esatto. La bottiglia dove la nazione dove si beve più vino, appunto, è l'Italia, anzi sarebbe la città del Vaticano, e il vigneto più alto d'Europa è a Cortina d'Ampezzo, a 1350 metri. Ecco, è arrivato anche Francesco Guida, che lo saluto, che è direttore di Mondo TV a Castellabate, no? Dice: ci sono tanti vini e poi beviamo il tavernello. Purtroppo è vero. Purtroppo è un difetto di noi italiani, che avendo a disposizione, corrisponde, Francesco, anzi, tanta solidarietà, perché purtroppo hai ragione. Sai qual è il motivo, però? Che noi abbiamo troppa scelta e non ci rendiamo conto del culo che abbiamo ad avere questa scelta. Perché se noi, non so, immagino che lo saprete quanto costa una bottiglia di vino in giro per il mondo, soprattutto in America. A New York una bottiglia di vino con meno di 10-12 euro non si trova. Noi siamo abituati a 2, 3, 4, 5 euro. Da loro invece con 10, 12, 13, 15, ma parliamo dell'Inghilterra, poi con la Brexit, adesso una bottiglia di vino in Inghilterra, mi diceva il mio amico Simone Guidi, che saluto, che ci vedrà domani su YouTube. Ciao Simone da Londra. E quanto costa una bottiglia di vino a Londra adesso? Io ho venduto a Londra dal 2005 in poi. All'epoca si trovava con 9-10 sterline, adesso si trova con 15-16-17 sterline, quasi 20 euro una bottiglia, che è tantissimo, 20 euro una bottiglia di vino, ma non vini pregiati, quelli che noi siamo abituati a pagare 3-4-5 euro. Quindi, perché vedi, io vendo al pubblico un Solbara, quello di prima, a 6 euro, questo qua in Inghilterra verrebbe venduto, non è ancora in vendita, al pubblico a 19-20 euro. Quindi triplo, quadruplo. Non siamo così abituati a bere i vini buoni che vogliamo spendere ancora meno, che vogliamo che costi come l'acqua. Lo compriamo il tavernello che costa come una bottiglia di acqua levissima. Questo è scandaloso. Quindi diciamo al tuo amico che è in collegamento che hai ragione, ma dovremmo colpiamo di questo la cultura italica degli italiani, che non ha capito l'importanza e la fortuna che abbiamo di avere dei vini della Madonna, e che invece di berli ci accontentiamo delle porcherie. Dovremmo valorizzare molto di più il nostro territorio, anziché dire la butto lì, stasera me ne vado a mangiare il sushi, senza togliergli niente al sushi, però e dobbiamo, cioè tutti i vini nostri, per quello che so, non tutti, ma una buona percentuale, vengono venduti all'estero. Anche questo, secondo me, dovrebbe esserci a livello di politiche agricole qualcosa del genere, no? Che una percentuale non inferiore al 50% deve essere venduta in Italia, no? Sì, beh, non è così facile, perché la legge del mercato dell'offerta, chiaramente certo. Più uno richiede, giustamente, se a me mi chiedono il vino a Londra e me lo pagano, io glielo spedisco alla faccia della percentuale. Certo. Purtroppo i soldi viene, però questo non toglie che hai ragione sul fatto che dovremmo valorizzarlo di più, soprattutto qua da noi. No, anche perché ti sposti di 10 km da Modena, abbiamo il parmigiano reggiano, il grana padano, no? E poi dopo, per assurdo, cioè con tutte le gli allevamenti che ci sono di mucche da latte e tutto il resto, andiamo ad importare il latte dall'estero, facendo, non dico a Modena, ma in altre parti d'Italia, perché ho visto dei servizi TG3, non dico quali programmi, fanno vedere che purtroppo noi mangiamo del grana padano, parmigiano reggiano marchiato, ma di fatto dentro hanno latte straniero. È vero. E penso anche lì la cosa sia equivalente anche sul vino, che l'uva non sia italiana. Poi non lo so. Corrisponde assolutamente, purtroppo è verissimo. Francesco dice sempre: purtroppo Alessio non abbiamo questa cultura del buono e sano, e lasciamo sempre più spesso che siano gli stranieri a godere delle nostre eccellenze. È vero Francesco, hai purtroppo ragione. Ed è un problema legato a probabilmente alla nostra cultura, un po' provinciale per molti versi, perché siamo abituati ad avere tante piccole isole. L'Italia è famosa, è la grandezza e la piccolezza dell'Italia, di avere 100.000 realtà diverse. Ogni paese,
Noi a Modena abbiamo un detto popolare, che è quello dei tortellini. Ogni massaia fa il tortellino a modo suo, in ogni pianerottolo. Quindi in uno stesso condominio il tortellino lo fanno in 7 modi diversi. Questo, la stessa cosa lo fanno per il vino, lo fanno per tante altre cose. Quindi Francesco, purtroppo hai ragione, è un problema culturale, prima di tutto, perché non abbiamo la capacità di apprezzare quello che abbiamo e la capacità di capire anche quello che abbiamo. Lucio, ma la Francesca ti ha risposto No, non o no? Io la mi ha Francesca vorrei risposto. farti venire, perché anche se ci sta ancora guardando, spero, il nostro Paul Green è un esperto di rock. È un ragazzo di 26 anni, esperto di rock, e sarebbe stato bellissimo metterlo a confronto con la nostra Francesca. Adesso faccio una cosa che non ho mai fatto. Aiuto! No, no, no. Apro l'agenda rossa di Miraggio di Lux. Sì, aiuto! E diciamo che Anche perché la Francesca Mercuri è la più grande esperta di rock in Italia, quindi insomma, avere a che fare, così mettiamo alla prova, un rockettaro sarebbe bellissimo. se non ci risponde prima della chiusura della diretta, la prossima settimana. Proviamo, allora io sì, proviamo di nuovo eventualmente in futuro quando vuoi tu e proviamo a mettere a confronto perché ho il ragazzo che ci segue, un esperto, uno dei massimi esperti in Italia di rock e quindi sarebbe stato bellissimo metterlo a confronto con la Francesca Mercuri che è la più grande esperta di rock. Quindi due rockettari uno contro l'altro sarrebbe stato bellissimo. Io la. Esatto. O anche a favore uno dell'altro perché magari tutti e due concordano sugli stessi punti, però la Fra è molto più Queen. Invece Paul Green credo che sia più legato a, ecco, non mi ricordo se ci scrive Paul, se ci segui, scrivici il gruppo rock che segui, che avevi anche comprato un biglietto per vedere il concerto di quest'estate, un gruppo rock famosissimo per gli esperti. Dice, non sono, non sono un esperto. Sì, come si chiama Paul? Come si chiama il gruppo rock che dovevi andare a vedere che è stato sospeso per il Covid, che è un gruppo rock famosissimo, così se la Francesca Mercury magari ne parli nel suo almanacco, ci può individuare chi è. Vediamo se ci risponde in tempo reale. Comunque invito tutti, no, a seguire la pagina Miraggio di Lux mia su Facebook perché la sera prima, cioè subito dopo la diretta, io metto la diretta del giorno dopo senza svelare fino al giorno stesso chi c'è. Quindi è sempre tutto un non è rock, ma è un emo, i chemica, My Chemical Ma Romance. chemical, non so se si pronuncia chemical o chemical, chemical romance. Sì, io ho sentito un po' di loro canzoni. Allora, ovviamente è un'altra generazione, è veramente complicata, però io credo che sia rock. Lui dice di no, io l'ho aperto come rock. Sarebbe bello sentire la Francesca Mercuri, che ha scritto l'Almanacco del Rock, cosa pensa dei chemical romance. Quindi io direi che noi glielo chiederemo e vedremo di aggiungere all'Almanacco del Rock anche se ci sono o no i chemical romance. Esatto, E intanto è Lucio, ti invito arrivato. anche al Maurizio Contini, ci sta scrivendo. Invito anche la Francesca a verificare questi chemical romance perché a me piacciono, sono molto strani, molto rock molto forte. Paul dice emo, ma rock molto forte, sarebbe bello sentire un suo parere. E anche tu, Lucio, vorrei che li sentissi. Forse noi siamo un'altra generazione, siamo un po' più Adesso difficili. non li metto qua di fianco perché tutte le volte che metto qualcosa di musica, quando lo condivido su YouTube, mi dice hai violato il copyright. E allora sai cosa ti dico? Che io mi metto un altro goccino perché tanto qua la bottiglia è finita, no? Anche Quindi. io finisco il lucino, quindi siamo a posto. Esatto. Facciamo. Si sente che verso? Aspetta. Sì, si sente molto bene. Guardate il colore. Per chi si è collegato adesso, ricordiamo che è un lambrusco reggiano il tuo, mentre il mio è un nocino, e stiamo brindando con i prodotti tipici delle nostre terre. Grazie. Salute. Alla tua, alla chi ci ascolta, chi ci ascolterà, e soprattutto alla felicità di tutti. Io ho schizzato tutto contro il monitor. E, no, la Francesca ha fatto tantissimi interventi all'Almanacco del Rock. Si può condividere, Lucio, l'Almanacco del Rock Ecco, quello sulla. lì sì, aspetta che lo cerco Condividi la intanto pagina pure. Telegram così magari
sia Paul che chi ci guarda o che ci guarda o che ci guarderà può collegarsi e iscriversi all'Almanacco del Rock, che ha già tantissime centinaia e centinaia di iscritti. Io non so farlo, quindi fallo tu che non voglio farti dei casini. Ed è la pagina dove tutte le mattine, Paul, se ci ascolti, fallo subito, tutte le mattine la Francesca, che è la massima esperta del rock in Italia in questo momento, condivide le storie del rock italiano. Quindi bisogna assolutamente iscriversi perché le curiosità sono molto interessanti, ma soprattutto ci sono anche degli aneddoti della storia del rock che 90%, 99% della popolazione non conosce, vero Lucio? Esatto. Proprio io l'ho letto in pochissimo tempo perché comincia, l'ha fatto proprio tra, dice, tacchi e rock. Quindi ci sono sempre degli aneddoti, perché per chi non conosce la Frenchy, lei non gira mai con le scarpe da tennis. Esatto. Lei sono quanto per tacco numero 12, 15. No, dovrebbe essere 12, credo. Adesso anche quello chiederemo alla French. Io so che ha un tacco che è così. Esatto. Allora, sto provando di ecco, condividi, copia. Allora, te lo mando a te su WhatsApp solo per come promemoria. Mettilo sulla pagina condivisa così tutti possono iscriversi direttamente o indirettamente anche i giorni successivi alla pagina della nostra Francesca Mercury per essere aggiornati di giorno in giorno sui grandi eventi del rock. Me l'hai mandato a me? Non riesci a condividere? Sì, adesso poi lo copio e lo metto di qua. Non riesci a metterlo a pubblico? Sì, solo che non riesco a farlo, faccio un passaggio in più. Mettilo come, non riesci a metterlo come post, come come fanno commento, quelli che ascoltano? Ecco, messo adesso. Così tutti lo vedono. Salute Francesco, salute Guido e Guido, Guida, Francesco Guida e Maurizio Contini. Che... Saluto anche voi. Non vedo il tuo link, sei sicuro di averlo condiviso? Sì. Perfetto, l'importante è che l'hai condiviso, così tutti si collegano all'Almanacco Mercury. Io non lo vedo, ma l'importante è che lo vedono gli altri. C'è, l'ho condiviso. Molto bene. E quindi No. la prossima è la Francesca, oltretutto unisce il rock, la musica e il vino tutte insieme. Quindi abbiamo in un'unica grande persona i grandi aspetti della. Ecco, guarda, Paul scrive che si è appena iscritto e sono contento. Paul, non so se si possono vedere anche le cose vecchie su Secondo Telegram. me sì, su Telegram si può. Ok, però vedrai che tutte le mattine ti sveglierai con una curiosità sul rock che ti lascerà con la bocca aperta. Perché sono cose che pochi sanno, pochissimi, e lei è una delle massime esperte. Quindi vedrai che Ci rimarrai sono quasi, degli quasi. aneddoti, ci sono degli aneddoti che veramente dici, ma è così davvero? E sì, ebbene sì. Proprio così. E Lei unisce bene sia la musica che il vino, perché è l'amante del buon vino, che la fotografia. Quindi unisce queste tre grandi realtà di cui parliamo stasera, che è il grande tema di stasera, cioè, ci stanno scrivendo, chiedono se stasera si beve. Sì, noi continuiamo a bere, quindi siamo questa già, è anche perché abbiamo già superato tutti gli orari previsti, quindi noi continuiamo a bere al esatto, tipo. sì, poi dopo rispettiamo tutto il colore rosso, no, del lockdown e quindi va bene così. Maria è la mia compagna dalla Sicilia. Dalla Sicilia? Ma che bello! Sicilia, zona giallo arancione adesso, com'è? Lei è arancione, però diventerà anche lei rossa a breve, secondo me. Ah sì? Allora, sottolinea però, se non lo sa, che lei è una delle poche fortunate che può andare in Spagna senza tampone, perché la Sicilia e la Sardegna fino al 14 aprile possono prendere un aereo per la Spagna liberamente, senza far niente, per l'IPCM. Quindi sottolinealo perché se le piace viaggiare è il momento buono per andare in Spagna, questo No, se le piace. l'unica cosa che fa di viaggi è venire a prendere la nebbia 100 e... Beh, però potreste partire insieme dalla Sicilia, tu vai in Sicilia e partite, andate in Spagna approfittando della cosa, veramente merita. Beh, quasi quasi per Pasqua. Perché no? Lei non Adesso... deve neanche fare il tampone, lo devi fare solo tu il tampone. Purtroppo adesso il periodo della zona rossa, e speriamo che finisca presto, ma vedrai, io sono fiducioso
che a maggio sarà finito perché i vaccini cominceranno a fare tutto effetto di colpo. Non diciamo in che metodologia. Esatto, però vabbè, noi torneremo a bere e ci vedremo di nuovo tutti insieme a bere alla sera, non solo virtualmente, perché che tristezza, queste No, cose sono anche. virtuali. Per fortuna che c'è il virtuale che ci tiene uniti, però diciamolo che è più bello dal vivo, No, diciamolo. esatto. Cioè, vuoi dire scontrare qua il bicchiere con lo schermo e fare cin così, no? E no, cosa stavo dicendo? Che guarda qua, ma ho schizzato totalmente nel coso. No, ti volevo dire, niente, dovrò. Lucio, ti avviso che siamo già quasi a un'ora di diretta, te lo dico per i tuoi seguaci che no, non ci sopportano più. No, no, ma a noi non ce ne frega niente. C'è Cioè, il tuo amico Francesco che dice che devi fare l'autocertificazione per passare da una regione all'altra, Lucio. Ha ragione, ha ragione, ha ragione. invece no, perché io stasera sono andato a prendere una pizza in un'altra provincia, e perché ho fatto 1 chilometro di là da Reno, però vado a. Non dirlo pubblicamente, però è. No, vabbè, ascolta, se loro me la devono portare o me la preparano e io la prendo, Ah, cosa cambia? in quel caso è vero, puoi, è vero, sì. Perché No, l'asporto è difficile da esatto, farsi. è da asporto, però cioè, io dico tutte le città o i paesini, no? Vicino a un'altra provincia o a un'altra regione, che problema c'è da andare a 1 chilometro di distanza? Non c'è, secondo me. Ma per sport si può fare, infatti la legge prevede che se fai sport e passi il comune lo puoi passare. Sì. Oggi pomeriggio ho fatto una piccola biciclettata passando attraverso 3 comuni e si può fare per legge, basta che sia sport veramente, che non lo stai facendo per andare a trovare 7 persone e a fare sembramenti. Un po' ci sta. L'importante in queste cose, Lucio, penso che sia sempre il buon senso, perché Esatto. quello che hanno dimenticato gli italiani è che purtroppo si guarisce da tutte le malattie con il buon senso. Invece qua basta che ci mettono in zona gialla o bianca, che tutti cominciano a abbracciarsi, a fare orge in mezzo alla strada senza capire che non c'è bisogno di un DPCM, basterebbe appunto capire che un minimo di distanza, un minimo di buon senso eviterebbero qualsiasi malattia. Invece purtroppo soprattutto i più giovani e i più vecchi, che sono le due categorie più indisciplinate, dai 15 ai 25, sopra i 65-70, sono le persone che non riescono a ricapire questo concetto così banale. Quindi i più vecchi che vanno tutti ad assembrarsi nei supermercati come se non ci fossero Sì. domani, e i più giovani che vanno a darsi tutte la lingua e a fare orge in mezzo alle piazze pubbliche come se non ci fosse niente. Questo purtroppo è un errore. No, ed è semplice. Ne parlavo oggi pomeriggio su Clubhouse, quel nuovo applicativo solo per l'iPhone, no? È praticamente tipo una radio, no? Però puoi parlare con qualsiasi persona, anche personaggioni, no? Io ultimamente. Parli con un appassionato di Clubhouse, quindi Ah, ok. ok. Io ultimamente avevo parlato con Toscani, con altri fotografi italiani. Grande, grande, Sì. grande. Com'è E ti è sembrato Toscani? Dimmi che mi interessa molto. Tu che sei un fotografo, mi allora, interessa molto il tuo parere. Come ti è sembrato? Perché per quando. molti, aspetta, prima che mi rispondi, per molti è un grande provocatore e una persona poco capace, per altri è un grandissimo genio. Com'è? Allora, io ti posso parlare da come l'ho visto fotografo all'inizio per il discorso Benetton and Company, ed erano foto molto provocatorie, molto studiate, ma molto funzionavano, no? Perché se te ti ricordi la bambina con i capelli ricci, biondi ad angioletto, di pelle chiara, e il bambino di pelle scura con le cornina da diavoletto, è una foto che se la fai adesso ti vengono a prendere a casa. È vero, sì, è vero. Però funzionava un sacco allora, come la foto di quella ragazza che aveva l'AIDS, che ha baciato il medico. Anni Cioè, '90? Anni '90, giusto? sono foto molto potenti a livello comunicazione, no? Poi io l'ho sentito anni e anni fa, mi sembrava molto arrogante, no? Adesso ti posso dire che ogni giorno lui si connette su una stanza
e parla e chiede, prova di studiare. Lui va molto d'accordo più con i ragazzi, perché sono quelli teoricamente con la mente un po' più aperta rispetto a un 40-50enne che pensa solo quel metodo di foto, magari tanta tecnica e poca emozione, no? E poca comunicazione. Esatto. E lui bastona gli anziani, tra virgolette anziani, quelli che lo fanno da molto tempo, per lodare i ragazzi. Però io ci ho parlato Ecco, dimmi e il tuo parere, come ti è sembrato, mi Olivier? sono trovato benissimo. Non è strafottente? No, dice la sua. Ok, molto interessante. Tant'è che con una fotografa che non la conosco, diceva no, perché gli ho detto io anch'io, già da quando avevo 15 anni, ho detto sempre la mia, no? La mia opinione. Non è che ti devo accusare, dire per dire Alessio, te non ne sai un cazzo di vino e quindi non puoi parlare. No. Tu dici una tua opinione prendendoti le tue responsabilità, giusto? Esatto. Ok, quindi in un mondo che tutti ti parlano bene davanti e ti fregano appena ti sei girato, è meglio sentirsi dire, prendere una bastonata sui denti quando sei ancora che ci si vede, piuttosto che prendere un qualcos'altro nell'altro posto quando sei girato. Secondo me è meglio così. D'accordissimo. D'accordissimo. Comunque, Olivero Toscani ha rischiato grosso nella vita perché ha fatto delle cose molto molto provocatorie per gli anni che furono. Quindi mi ricordo che rischiò anche delle multe spaventose e anche il penale. Poi, però, insomma, voglio dire, se vuoi cambiare la società, devi avere anche le palle e il coraggio di fare Sì. delle cose fuori dagli schemi. Forse esagerato, forse no, questo non te lo so dire. Però sicuramente le persone che sono sempre lì a dire sì, bisogna fare le stesse cose, bisogna dire le stesse parole, dire le stesse frasi e hanno paura a esporsi, a dire, a fare qualcosa di diverso. Ecco, queste persone a me fanno più paura di quelli che invece sono i cosiddetti provocatori o che amano essere fuori dagli schemi. Forse anche per quello che amo persone come la Francesca Mercuri e come tante altre persone che conosco e che sono capaci di uscire dagli schemi, perché uscire dagli schemi non vuol dire per forza essere diversi, vuol dire non legarsi ai luoghi comuni, alle frasi fatte, vuol dire non essere accondiscendente a qualsiasi cosa, ma vuol dire vivere, vivere. Olivero Toscani, da questo punto di vista, ci ha dato un input, ci ha detto: guardate che la vita è anche questo, è anche due suore che si baciano, è anche il prete e come era il papa, il due papa, il papa e c'era il Sì, papa con quella chiesa ortodossa, ti ricordi? C'era il sì. papa che si baciava con un altro, una immagine shock e tante altre immagini scioccanti. Beh, io ritengo ben vengano che ci No, stentino a pensare che la vita è anche quella. anche perché nella realtà, se ci pensiamo, c'è ben di peggio e non si vede e non lo fanno vedere. Quindi, no, no, è bello così. Io preferisco veramente, anche quando mi si dice stai attento a quello che dici, no, lo so già perché valuto già le conseguenze, no? Perché. Anche tu, Lucio, come fotografo, immagino che tu nella fotografia non potrai essere convenzionale, perché se sei sempre, se devi fare la fotografia al pezzo di pane sul tavolo, non fai il fotografo, perché sarebbe una noia mortale. Se devi fotografare la Francesca mentre dice le solite cose, immagino che anche tu ti annoierai da morire. Quindi immagino che vorrai cercare l'attimo fuggente, Sì. quel qualcosa che rende estemporanea la realtà, che rende migliore la vita, che ti dà quel qualcosa in più che prima non c'era. È giusto o no nella fotografia? Io ti dico, la mia prima mostra, prima e unica mostra che ho fatto perché mi sono salassato il portafoglio, però ho detto se non parto adesso non partirò mai più, risale al fine 2002, inizio 2003. E qua a 100, no? E si chiamava, ci ho pensato un sacco, no? Però la cosa più banale si chiamava Carpe Diem, Dai. perché io quando fotografo praticamente osservo destra, sinistra, destra, sinistra. La parola più ricorrente che mi dicevi tu quando sono venuto a fotografare lì da te durante l'evento era mettiti bene a sedere che devi anche mangiare, no? È vero.
È vero. Oppure ero seduto e stavo girato a guardare le situazioni così. E si chiamava, ti riporto il titolo, Carpe Diem, alla ricerca del particolare. Perché ci deve essere un qualcosa sempre in ogni mio scatto che ti ricorda che l'ho fatta io, no? Perché normalmente una foto, se è bellissima e perfetta, è una cartolina. Esatto, e soprattutto non è una cartolina banale, perché credo che il segreto poi sia quello, perché la banalità non sarebbe, non saresti un fotografo. La cartolina banale la posso fare io con l'iPhone, fotografando quello che vedo nel momento che lo vedo, che poi anche con l'iPhone, anche noi possiamo fare foto diverse, però il vero fotografo, quello che rappresenta la realtà vera, non rappresenta la banalità, rappresenta quell'attimo fuggente che sfugge alla banalità. Correggimi se sbaglio. Sì, perché poi una foto, facci caso in un libro, anche in quello lì che hai sotto mano di Modena, in un opuscolo, in un qualsiasi cosa dove sia presente una foto, se il tuo sguardo resta fisso sulla foto per più di 5-10 secondi, vuol dire che la foto ti ha attirato, no? Diversamente, butti un occhio, uno sguardo e poi dopo passi oltre. È vero. Aspetta che Francesco dice: Bravo Lucio, la realtà è molto più provocatoria di qualsiasi foto fatta per comunicare un'emozione o un semplice messaggio. Oggi siamo tutti sottomessi al political correct, La dove politica raccontare. corretta, esatto. Vabbè, io sono di Bologna. Vabbè, political correct, dove raccontare la realtà è diventato un reato, ma dato che io ormai tra tribunali e avvocati e tutto il resto ci ho passato 10 anni da coniugato a diventare divorziato, 10 anni della mia vita ho buttato così, allora io, come in quei 10 anni lì ho raccontato sempre quello che è successo, io continuo a dire la mia, perché così faccio anche meno fatica a ricordare le cose. Quando invece ti costruisci un castello, no? Che prima o poi crolla, perché prima o poi crolla, perché non puoi far andare per filo e per segno tutto. Ma questo è nella vita normale, no? Se te cominci a raccontare una prima cavolata, dopo devi mantenerla attiva questa cavolata, no? Esatto. È come Però il io sono discorso del anche. vino. Se cominci da qualcosa di potente, poi dopo crolli. Io fotografi che seguo molto, sì, sono quelli che riescono a raccontare qualcosa di diverso, una realtà vera, non una realtà come la vorrei sentire raccontata, ma una realtà come veramente che non siamo più abituati a sentire perché la comunicazione politica lì corretta. E in generale, tutti quelli che comunicano qualcosa devono sempre dire le stesse cose, scontate, ripetute, banali, purché sia, perché siamo abituati a dover sentire sempre le stesse banalità e a vedere sempre le stesse espressioni, a vedere i filtri, perché adesso esistono i filtri su Instagram, su Snapchat, su TikTok. Perché esistono i filtri? Perché dobbiamo rappresentare una realtà fittizia che in realtà non esiste. E quindi siamo abituati a dover recitare una parte ed è per quello che hanno grande successo i social. Vedi, tu adesso hai un occhio nero, giustamente non l'hai truccato, hai fatto bene, perché la realtà è quella. Se tu fossi da Maria De Filippi, ti avrebbe coperto l'occhio nero con un po' di trucco. Però perché c'è questa necessità? Guarda che sembra una stupidaggine, ma in realtà perché c'è questa necessità di dover sempre camuffare la realtà con qualcosa di fittizio? Perché? Abbiamo bisogno di rassicurazioni e quindi la fotografia che smonta queste rassicurazioni, così come la musica, così come tante altre cose, è molto importante, giusto? Guarda cosa ho trovato. Che bella foto! Chissà chi l'ha fatta! E chissà chi tiene la bottiglia. Ero io? Ma È un ottimo pignoletto questo, un bianco frizzante di Modena, veramente buono, 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 che io adoro. E penso che adori anche Mike Zillo, non so se ci sta ascoltando, il nostro grande amico Michele. E, insomma, però adesso questa realtà, questa foto è bella, però non è una realtà sconvolgente. Però
Però saper cogliere l'attimo comunque diverso dalla realtà è molto importante, corretto? Sì, no, qui stavo, mi è apparso questo album e giusto per condividere due cose prima di avvicinarsi alla fine della serata, della diretta. Ecco, questa è la serata paella. Che bella quella paella, è vero? Che buona. Cioè, Era una. ricordiamoli, stavano portando direttamente il mic con i nostri amici Stefano e Stefano, due Stefani che portano la paella, anzi che salutiamo perché sicuramente domani ci guarderanno in registrato. Ciao Stefano, e stavano portando la paella dentro la locale dove dopo la mangiavamo tutti insieme, è vero? E non ne è rimasto un piatto perché era una roba spazzolata via come degli affamati, no? Veramente buono. Va bene, ultima domanda e poi ti lascio andare a fare la doccia con l'ambrusco, perché me l'avevi promesso anche quello, cioè le promesse si mantengono, Alessio, dai. Hai detto domani sera mi faccio la così, aspetta La doccia che. con l'ambrusco, però sai, siamo ancora in fascia protetta, Lucio. Sono Ah, le giusto, giusto. 10, perché ci vede in diretta sono le 10:12. In registrato magari ci vengono di notte, ma in diretta non possiamo. Vuoi mettere il padellone di Camogli? E ultima domanda, progetti da qui a quest'estate? I progetti sono quelli di creare tanti eventi che speriamo siano realizzabili con tutta la popolazione, quindi con anche Lucio e tutti gli amici, per realizzare delle serate e dei momenti di felicità che derivino dallo stare insieme in modo con il buon vino, con del buon cibo, con la buona musica, quindi la grande ricetta, il grande cocktail della vita, vino, cibo e musica e amici sono gli ingredienti che rendono migliore la vita, perché la vita è molto corta e va vissuta con le cose belle che sappiamo, bisogna saperci accontentare delle piccole cose. E quindi quando si crea un grande evento, in realtà, la cosa che ha perché hanno successo gli eventi? Quando è che hanno successo? Quando non hanno successo? Hanno successo quando riescono a realizzare entrare in empatia con le persone. E le persone hanno L'unione. bisogno non hanno bisogno di grandi cose, hanno bisogno di A, stare insieme, B, bere buon vino, C, mangiare cose buone e D, poter usare la musica e usare la testa per staccare dai pensieri che sono inevitabili. La malattia, la morte, le tristezze e tutto il resto, per pensare, per usare il cervello, per pensare anche alla parte bella della vita che c'è e che spesso dimentichiamo, soprattutto nell'anno del Covid. Perché io l'altra sera stavo parlando con una ragazza di una redazione di Ravenna e mi ha detto una di 20 anni che ti dice: ma io sono preoccupata per tutto quello che c'è. A me fa, non dico paura, no? Ma mi fa pensare una persona di 20 anni che ragioni come una di 40, no? 40, 50. E allora sai cosa le ho detto? E poi è il messaggio che poi voglio dare, che dico sempre a tutti, non che voglio dare, ma che dico a tutti. Perché, che ci ho provato a dirlo anche in inglese, ma non ci sono riuscito l'altro giorno col mio amico di New York. Per affrontare meglio la vita bisogna sorridere, no? Te, quando non sai cosa fare, vai davanti a uno specchio e sorridi. Se sorridi davanti a te stesso, sorridi di conseguenza, no? Perché devi essere incazzato che poi dopo devi tornare a sorridere, no? Quindi fai la fatica di incazzarti e sorridere, quando potresti sorridere due volte, no? Quindi Esatto. andiamo al passo coi tempi, anzi, andiamo controcorrente e sorridiamo. Grande Lucio, in questo periodo soprattutto, perché sorridere adesso è veramente un'impresa incredibile, soprattutto perché la vita, il Covid ci ha messo alla prova, non soltanto per il lavoro, per l'economia, per i soldi, per gli affetti, ma ci ha messo alla prova con la nostra testa stessa. Perché purtroppo tutti i giorni dobbiamo fare i conti con una realtà diversa dalla nostra vita a cui eravamo abituati. Quindi sorridere è diventato una cosa da eroi.
E io apprezzo tantissimo, l'ho detto oggi a una persona, l'ho scritto oggi una lettera, ho scritto tre righe oggi a una persona a cui ho regalato un album fotografico, gli ho detto grazie perché mi hai aiutato a sorridere in quest'anno del Covid e gli ho messo le foto più belle dell'anno, perché ho detto è importante pensare a quelle, è stato un anno difficile, quindi leghiamo la nostra testa, il nostro cervello alle immagini positive. È così corta la vita, già da a 20-25 si intuisce, a 40 si capisce bene, a 50 si ha la certezza, che la vita è talmente corta che va affrontata pensando, cogliendo le cose belle che ci sono tutti i giorni e cogliendo quegli attimi fuggenti. Se cogli quegli attimi fuggenti, dopo hai trovato il segreto della felicità. Anche perché non sappiamo chi ha la mano sull'interruttore e esatto, quindi stacca. Quando non lo sappiamo, quindi dato che ogni giorno può essere buono, cominciamo sorridendo alla mattina. Sono d'accordo con te. Grazie Alessio, te sei raggiunto. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto 1:15 di diretta, 1:15. Di solito la faccio quando ci sono 2 o 3 persone, invece siamo andati bene. E tu dove sei raggiungibile Alessio? Su Facebook? Sono su Facebook Alessio Bardelli, Facebook La Lambruscheria di Modena, Facebook La Lambrusco Longa e su tante altre pagine Facebook legate a mio nome, Alessio Bardelli, ho 28 pagine legate a me. E comunque penso che la cosa più bella sia trovarci di persona in centro Modena, quindi se quest'estate, questa primavera, avete voglia di fare un giro in centro Modena, chiedete a Lucio, su Miraggio di Lux, dove trovarmi, e quindi ci vedremo per bere un bicchiere insieme, possibilmente anche con Lucio stesso e ancora anche con la Francesca Mercury, anche con Mike Zillo, insomma con tutti gli amici con i quali si può pensare al futuro in modo ancora più bello. Esatto. E domani la puntata sarà la chiacchierata, non so perché mi viene puntata, però è chiacchierata. La chiacchierata sarà sul canale YouTube Miraggio di Lux, così la potete vedere dall'inizio se avete perso qualche pezzo. Grazie Alessio. È stato un piacere Lucio, ti ringrazio tanto, ti faccio i complimenti per il tuo lavoro, per le foto che fai e per la tua professionalità e anche perché dai in questo piccolo servizio dai anche un messaggio veramente bello, solare al pubblico, che non è soltanto quello di fare delle foto ma di trasmettere delle immagini potenti agli altri, che siano qualcosa che rimane non soltanto nel cuore ma anche nella mente, o anche nella mente e anche nel cuore, insomma entrambe le cose. Grazie Lucio, ti voglio bene. Grazie a te. Ciao, grazie a tutti, ciao, buona serata.